Io credo che se il Santo Padre potesse parlare cuore a cuore con ogni sacerdote del mondo, credo che gli raccomanderebbe l'identità, e cioè essere ciò che è. E così come nella formazione, sia nella formazione seminaristica prima per l'ordinazione, sia nella formazione permanente che arriva fino alla morte, e ecco, diventare quello che siamo. Se siamo ontologicamente assimilati a Cristo, occorre che il sacerdote ogni giorno si lasci lavorare dallo Spirito Santo perché lo Spirito plasmi le virtù di nostro Signore Gesù Cristo. E per il sacerdote la virtù essenziale è la carità pastorale. La carità pastorale perché tutto ciò che si richiede al sacerdote, anche gli aspetti disciplinari della vita sacerdotale, sono in diretta relazione con la carità pastorale. Per cui identità significa essere pienamente se stessi. La Chiesa ha bisogno di membri che siano veramente se stessi, laici che siano veramente laici, religiosi e religiose che siano veramente religiosi e religiose, e sacerdoti che siano tali in modo totale, perché credo il Santo Padre voglia dire ad ogni prete: tu non sei un funzionario, tu non sei un impiegato della Chiesa, tu riproduci la presenza di Gesù Cristo in mezzo al popolo. Quindi tu devi riproporre la persona di nostro Signore, tu devi dare te stesso. Infatti il sacerdote, non anche nei suoi impegni, la Chiesa lo educa in questo senso, e credo che il Santo Padre lo vorrebbe richiamare proprio a questo, non attrezza mentre forma il sacerdote, non lo attrezza semplicemente di nozioni. Certo, studia Sacra Scrittura, studia teologia, studia morale, studia spiritualità, studia storia e così via, filosofia, ma soprattutto deve formare qualcuno che cambia, diventa un altro Cristo. Quindi non è tanto soltanto un bagaglio di informazioni quanto di formazione. Quindi non è uno specialista di determinate cose, ma è soprattutto colui che riproduce la presenza di Cristo.